Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su The Legend of Zelda Link's Awakening. L'ultima volta siamo arrivati qui nella Torre Aquila e dovevamo praticamente risolvere questo labirinto. Allora, ce ne andiamo per di qua, cercando di non farci coppare, ovviamente ciò non è accaduto. Allora, con il boomerang dovremmo riuscire a prenderci questi. Ok, ci prendiamo una bella chiavetta qui e ce ne andiamo sopra. Ok, andiamo qua. Ora andiamo sopra e dobbiamo prendere questa palla qui. Ce la mettiamo in pole position. Facciamo prima uscire e rientrare, invece di dover tirare quella cosa al muro. Ok, e riusciamo a passare. Ci accoppiamo questo tizio e dobbiamo distruggere queste colonne praticamente. Quindi tiriamo la sfera qua e abbiamo distrutto la prima. Ok, ora dobbiamo andare sopra. No, non dobbiamo andare sopra, dobbiamo andare sotto. Bot. Ok. Allora, non è qua. Di qua sì. Dobbiamo colpire questo coso e andare tipo qui sotto. Vediamo subito. Restiamo un'altra volta qua. Ok, fatina, ci può stare. Dobbiamo praticamente andare dove prima c'era lo scrigno, probabilmente qui. Cosa ci dà? Oh, lo scudo specchio. Questo scudo è figo perché praticamente ci permette di riflettere i danni che ci fanno, e ci sarà molto utile per procedere avanti. Allora, qui mi pare che non ci sia un bel niente. Quindi ci buttiamo qua cliccando questo. Non clicchiamolo e ce ne andiamo sopra. Chiavina presa. Ok, perfetto. Intanto possiamo vedere anche che qui sotto c'è un Kirby. Quindi adesso che abbiamo lo scudo che riflette, possiamo bloccare questi cosi. Ok. Aia. Andiamo sopra. Aia. No. Dolorosissimo. Di qua. Allora, distruggere sta cosa col boomerang. Ok. Vabbè, c'è la fatina. Top. Allora. Da qui devo spostare questo. No. Quindi da qua.
No. Da qua. Togliti tu. Facciamo uno. E... no. Ok. Ci siamo. E ci fa scendere lo scrignetto. Veramente impegnativo. Abbiamo la mappa. Abbiamo mappa che ci fa vedere che si divide in più piani. È un vero e proprio casotto. Mi sono preso degli appunti per risolvere un po' prima, perché altrimenti la prima volta che ho fatto questa cosa ci ho messo qualcosa tipo 2 ore e mezza a finirlo. Quindi mi sono segnato le cose da fare, che però sono segnate anche abbastanza male, quindi praticamente non è neanche tanto facile interpretarle. Allora, adesso bisognerebbe andare di qua, saltare la situazione. Cuore, cuore, cuore. Perfetto. Allora, abbiamo la bussola. Ok. Abbiamo la bussola che ci permette di vedere dove sono gli scrigni. A questo punto, no, in area non si fa lasciar prendere nemmeno da questo coso. Andiamo sotto. È sotto. Oh, c'è un Kirby là sopra. Andiamo qui. Ah, lì sopra c'è una conchiglia. Ok, andiamocene sotto. Andiamo di qua. E di qua, sì. Poi andiamo sotto. E c'è questo mini bossettino qui. Facciamo così. Perfetto. Questa tunica è un attimo proprio. Non può farci nulla. Ci dovrebbe sganciare la chiavina. Ora, in alto a sinistra. Ci buttiamo qua. E andiamo a prendere lo scrigno che sta qui. Perfetto. Conchiglia nascosta. Ora tutto giù. Tutto giù. Una. Ok. Quindi, aia. Torniamo un'altra volta su. Spero, ragazzi, di starlo a fare bene, perché... allora, tira questo. Andiamo di qua. Andiamo tutto di qua. Dovremmo riprendere la palla. E la lanciamo oltre i mattoni. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Allora. No, non è indietro. E buttati sotto, quindi di qua. Per di qua.
Penso. Allora, sì, è giusto. E bisogna colpire il cristallo. Poi giù. Aia. Vabbè, tanto è inutile che li ammazzo questi. Andiamo su. Ora dovremmo avere la chiave per andare dove prima era chiuso. Un po' di qua. Ok, questo è veramente il più impegnativo da decifrare. Poi di qua. Su. Dovrebbe stare la palla. Ok. E lanciamo di qua. E buttiamo giù l'altra colonna. Ovviamente non dovevo buttarla. Ok. Ora dovremmo andare su, mi pare, se non sbaglio. Sì. E ci dobbiamo portare anche la palla per tornare nella stanza dove abbiamo fatto fuori la colonna. Allora, ah, perfetto. Dobbiamo scendere sto coso e andare nella stanza successiva, perché tutte le colonne si devono distruggere con questa palla. Ora l'altra colonna è qui, ma ho forti dubbi che ci si possa. Allora, bisogna farla attraversare dall'altra parte. Prendiamo sto colpo. Andiamo di qua. Tiriamo la palla lì. Torniamo indietro. Scendiamo qua e sopra. Sì, sopra. Tanto anche i Goomba ci sono, oltre Kirby. Ok. Ora dobbiamo andare giù. Di nuovo su. Ok. Andiamo su. Tanto mi hanno telefonato, un casino. Andiamo di qua. E come abbiamo già visto, saltiamo le mattonelle. Ormai siamo diventati esperti del salto della mattonella. Senza cascare di sotto, però. Cosa veramente fondamentale. Andiamo di qua. E abbiamo la sfera. E possiamo buttare giù la colonna. Ora, qui dobbiamo anche mettere una bomba. Che però, tipo, non ci serve adesso. Ben ricordo. Un attimo. Qui ne mettiamo un'altra, perché la colonna è di là, quindi ce la dovremmo far cadere la palla. Il becco non l'abbiamo trovato, quindi dobbiamo tirare la sfera su e dobbiamo fare un giro. Dobbiamo praticamente andare di là. Com'è che ci si tornava di là? Buttando giù questo e facendo così, perché dobbiamo prendere la sfera da qui, se non sbaglio. Andare di qua, tornare di qua. Dobbiamo poi scendere. Ovviamente colpo qua non si può non prenderlo. Andiamo, andiamo giù, ci facciamo fin qua e lanciamo la sfera di qua.
Poi colpiamo questo e ce ne andiamo sopra. Riprendiamo anche i cuori. E ci buttiamo qua. Dovremmo restare nella stanza principale. Ok. Ora, da qui, da qui dobbiamo scendere. Facciamo fare questi teschietti. Poi qua, ah no, ho sbagliato perché non c'ho il boomerang. È stressante questo labirinto, ragazzi. Di qua. E dobbiamo andarcene di nuovo praticamente di sopra. Aia. Di qua praticamente. Ora dovremmo andare di qua, se non sbaglio, di su. Scendere qua, dove troviamo la sfera. E qua adesso, di preciso, dovrei tipo far tornare la sfera a posto buttandola di sotto. Cioè, deve tornare nella prima stanza. Ok, ci prendiamo quello. E dovremmo far tornare un'altra volta la sfera. No, no. Quindi adesso dobbiamo tornare di su, giù. Pessima storia. Dobbiamo riandare lì giù. E vattene a pesca del come. Qui non è. Facciamo così. Qua. No. Però possiamo fare così. E tirare giù questo. E fare di nuovo tutto il giro. Perché la sfera la dovevamo buttare. No, non è qui. Allora, intanto il gatto sta facendo un casino aberrante, non aiuta. Tu. Allora, mi pare. Dobbiamo scendere, scendere fin sotto. Non era qui. Casino, allora dobbiamo necessariamente andare di qua. La sfera deve tornare lì perché la dobbiamo riportare di qua. Dico, adesso lì è chiuso. Scendiamo sotto. Di mangiare lo scudo. Allora, su di qua. Adesso giustamente è chiuso, quindi dobbiamo arrivare al primo cristallo. Possiamo saltare di qua. Saltare di qua. Qui c'è un cristallo, quindi lo colpiamo. Dovremmo tornare indietro. Timer. Allora, cercando di tornare lì, sono incappato in questo mini boss. Ehi, nanerottolo, che c'è, vuoi fare a botte? Fatti sotto se ne hai il coraggio. Allora, ragazzi, dategli una bella lezione.
qui praticamente non devo farmi colpire da nessuno e farli fuori tutti. Hai picchiato i miei migliori amici, te la farò pagare, ricordatelo. Ok. E si può tornare all'inizio, ma non bisogna tornare all'inizio. Qui sono al piano 2, che è anche giusto, mi pare. Non è qui. Non è giusto. Devo andare forse. Allora, è lì, il piano è questo. Però è sopra, quindi devo andare di qua. Di qua. No. Quindi devo ricolpire il meccanismo. Andare su, spingere questo giù. Però poi ci blocca qui. Dobbiamo riscendere. È un casotto. È un casotto. Perché è un vero labirinto. Non è qua. Ma come ci arrivo? Riprendo, perché sennò forse è qui. È qua. Sì. È qua, ma di là. Ho mandato esattamente. Allora, qui praticamente mi ci devo buttare dal piano 2. Dove sta la palla? Oppure no, perché qui con rampino facciamo così. Ok. Ci siamo però, invece, ci siamo, perché butto giù questa colonna. Ci siamo. Ok, ci avevo preso, dovevo soltanto tornare qua. È ok. Fatto questo, non ci sono altre colonne, mi pare. Cioè, piano 2 e piano 3. Allora, fatto ciò, devo, mi pare, stavolta ributtarla. Dobbiamo buttare questo. Ci buttiamo anche noi. E dobbiamo risalire. Aia. Sopra. No, esci fuori. Dobbiamo risalire. E andare qui. Va bene. Fatto bene così. Andare sopra. Ci riprendiamo anche qualche cuore. Qui no. Dobbiamo andare sopra allora. Sopra. Qua ci serve la chiave del boss, che non abbiamo. Qui non ci siamo ancora andati, però andiamo prima di qua. Andiamo prima di qua e ci siamo, ok. Dove abbiamo fatto il boss.
Prendiamo questo. Faccio fuori sti cosi. Allora, adesso devo avvicinare questi. Sì. Avviciniamo questi. E ci dà uno scrigno. Ci dà uno scrigno con la chiave del boss. La grande chiave del guardiano. Perfetto. Ora, con questa chiave dobbiamo praticamente andare. Ci mette quello lì, vuol dire che lo dobbiamo premere. Dobbiamo andare in quest'altra stanza dove abbiamo visto prima che c'era la chiave del boss. E la mettiamo qua. Ok. Là sopra si può andare con il rampino. Aia. E qui c'è pure questa chiave qua. Apriamola. E arriva di qua, quindi poco ci interessa. Possiamo andare sopra, rampino, anzi vediamo sotto che ci sta. Che ci sta. Gli scacchi. Allora. Uno. No, fermati. E qua no, allora è di là. Così. E ci dà un altro scrigno. Ok, vediamo un po'. Una pomata segreta. Quello facendo effetto, quindi meglio rimetterla a posto. Non possiamo prenderla. Proviamo un attimino. Nei piani ci manca questo qui e quest'altro, perché la pomata, cosa speciale, quando ti senti a terra riempi energia vitale, quindi al momento a noi non serve. Dopo essermi fatto togliere 900 cuori, andiamo di qua. Ovviamente il Goomba non ci ridà neanche un cuore. Perfetto. Era quello che volevamo. E siamo arrivati all'esterno. Va bene. Questa volta non sarò clemente. Ti farò rimpiangere di essere nato in guardia a Nerottolo. Ok. Ci siamo. Malvatros. È lui che dobbiamo sconfiggere. Ci prendiamo il boomerang e lo colpiamo, ovviamente. Oh wow. Per proprio al volissimo. Bisogna avere proprio i riflessi, ragazzi, perché sbuca da tutte le parti. Non sono riuscito a prenderlo. Mettiamo le piume. Ok. Con la nostra con la nostra tunica rossa dovremmo fare un pochettino prima, in quanto dovremmo togliere il doppio. Lo colpiamo ogni volta che ne abbiamo l'occasione. Aia. Ok. Questa è andata. No. Andiamo di qua. Bam. Perfetto. Però 4 cuori, ma siamo pieni di fatine dentro i barattoli, quindi non temiamo nulla. Ci vogliono un po' di colpi. Questo addirittura in diagonale l'ho preso. Micidiale. Micidiale. Dai, dai, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Un altro paio di colpetti. Ancora? No, 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 no.
importante è la velocità. Velocità nell'andargli a tirare il colpo. Qui non ci siamo. Qui nemmeno. Forse là gli potevo tirargliene un paio di boomerang. Ok, l'abbiamo fatta. Io ho perso, cough cough, non ce la faccio più. Ma sappi che anche tu svanirai se il pesce vento si sveglierà. Io e te in fondo siamo la stessa cosa, fugaci visioni oniriche. Crede che anche noi svaniremo. Ed ecco il nostro portacuore. Abbiamo lasciato sotto uno scrigno. Abbiamo lasciato giù uno scrigno. Quindi scendiamo. Andiamo a prenderci lo strumento intanto. Eccolo qui. Hai trovato l'organo del Vespro. Ottimo. E così mi pare che il penultimo strumento è entrato in nostro possesso. L'ocarina va dove ti conduce il suono dell'ocarina. L'ocarina ci conduce a ovest delle montagne, ovviamente. E adesso però vorrei un attimo prendere quello scrigno al volo prima di chiudere. Qui rientriamo un attimino, perché qui c'è questo scrigno che ora si può prendere. Se andiamo sopra, passiamo un attimo da qua, torniamo indietro. Dovremmo poter andare qui. Siamo al piano 2. Se saliamo qua non va bene, quindi niente, non è qui. E non è qui perché dobbiamo andare al piano terra. Quindi ci spostiamo questo. Riscendiamo. Dobbiamo cercare di andare con le cose così come stanno. Qui siamo al piano 1. Se non sbaglio, dobbiamo andare... sopra e riscendere da lì. Quindi scendere. No, non dovevamo proprio per niente scendere qua. Dobbiamo riuscire a saltare da quella parte. Fare così. Andare quanto più su possiamo. Però qui adesso è bloccato anche là. E ci abbiamo fatto il pastrocchio, perché non dovevamo andare qua. Ora, se noi passiamo da qua e ce ne andiamo di qua, noteremo che ho paura a scendere, ma devo farlo. Invece ce l'abbiamo fatta. Ok. L'inutilissimo becco di pietra, va bene. Non ci si fa niente, di là c'era la pomata, come abbiamo visto, e quindi possiamo suonare la nostra carina per la fuga. In quanto abbiamo completato
E ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso anche questo strumento e ci stiamo avvicinando, ragazzi, al finale di questo fantastico gioco. E possiamo andare a vedere dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare qui, a questa parte, attraversando questa parte di montagna che prima non potevamo andare perché non avevamo, la cosa fondamentale era questo scudo che riflette. Infatti è essenziale per poter accedere al 100% a quella parte della montagna. Ma per questo video è tutto. Abbiamo completato questo labirinto che era davvero complicato, tosto. Mi sono preso un po' di appunti, ma nonostante tutto ci si va perdendo. Ho dovuto interrompere un sacco di volte. E quindi direi che è tutto. Se il video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.